Luca Mora, insostituibile in questo Pescara, sincero, ti aspettavi di essere così determinante? Ma sono partito bene, sono contento perché fisicamente e mentalmente sto bene, quindi non mi aspettavo niente, sinceramente, sono venuto con tanta voglia e sono contento che in questo momento le mie prestazioni sono positive e che il mister mi faccia giocare con continuità. Però ecco, sono tranquillo, so che nell'arco della stagione ci sono tanti momenti e quindi insomma sono felice di questo inizio e spero di continuare così. Però questo era il campionato che ti immaginavi quando a luglio è arrivata la chiamata del Pescara? Campionato mio o campionato? Entrambi. No, il campionato, beh, il girone C di Lega Pro non l'avevo mai fatto, quindi insomma sapevo che era un campionato molto con tanto agonismo, squadre organizzate, corsa, quindi me lo aspettavo così, anche se poi non si sapeva bene se era girone B o girone C. E a livello personale, come ti ho detto, insomma, so quello che valgo, sono un professionista, mi impegno e quindi ecco, noi lavoriamo per fare prestazioni positive, per vincere, quindi insomma, non dico che me l'aspettavo, ma insomma, il lavoro poi paga sempre. Tra i tanti campionati, se non erro, tu ne hai 22 di Serie B con la Spal e con lo Spezia. Secondo te questa è la stagione giusta per portarne a casa un altro di campionato per te? Ma sì, in Serie C ho vinto anche con la Spal. Ho avuto la fortuna nella mia carriera insomma, di lottare quasi sempre per le prime posizioni, anche magari in categorie più basse, la C2, la Serie D. Siamo un gran gruppo, stiamo facendo bene, è lunga, poi la Serie C è un po' cambiata, nel senso che negli ultimi anni adesso si staccano un po' le prime classificate, quindi è difficile anche recuperare punti. Speriamo di tenere questo ritmo, noi adesso non dobbiamo pensare alle altre squadre, dobbiamo solo continuare a mettere più punti possibili in cascina e poi quando arriviamo verso marzo, aprile, ecco, magari sarà un po' più chiaro se possiamo lottare per il primo posto oppure per i playoff. Ecco, ti chiedo le ultime due cose, Luca. La prima, proprio dall'alto della tua esperienza, come si può limitare un Catanzaro che in 10 partite ne ha vinte 9 e ne ha pareggiata 1? Ma credo che il Catanzaro sia partito molto forte, anche perché ha la stessa struttura dell'anno scorso, un mister che era già lì ed è molto bravo. Sinceramente 5 punti sono tanti, ma non sono, cioè, a ottobre non contano tanto. Hanno fatto 10 partite, bravi loro, hanno fatto 9 vittorie e un pareggio e credo che nell'arco di un campionato avranno anche loro dei momenti di difficoltà. Se poi terranno questo ritmo, gli stringeremo la mano e avranno vinto meritatamente sul campo. Però ecco, è ancora presto per avere giudizi, almeno tutto il girone deve finire così che possono incontrare tutte le squadre e ci sarà un'idea un po' più chiara del loro valore. Juve Stabia, per chiudere. Juve Stabia stiamo cominciando a studiarla, adesso in settimana lavoreremo, so che nelle ultime 3 partite hanno avuto un po' di difficoltà, quindi sicuramente in casa ci terranno a fare bene. Ho già giocato su quel campo, è un sintetico, insomma, è un ambiente caldo, quindi siamo pronti per ripartire alla grande dopo questi 2 giorni di riposo per continuare a vincere e cercare di fare più punti possibili. Gol o assist per Mora? Oramai ci è No, abituato a tutto. l'importante è che vinca Pescara.